Care concittadine, cari concittadini, buongiorno. Abbiamo deciso, il Consiglio dei Ministri da poco terminato, di protrarre le misure di sicurezza e di lockdown fino al 13 aprile. Mi rendo conto che questo per voi è un sacrificio enorme, ingente, pesante, ma i progressi sinora raggiunti e sinora ottenuti ci dimostrano che queste misure stanno funzionando. E abbassare la guardia in un momento così fragile è una cosa che non ci possiamo assolutamente permettere. Quindi vi chiedo un ulteriore sforzo e dispendio della vostra pazienza, ma vi assicuro che ne usciremo presto. Il governo sta lavorando a tal proposito per il dopo, per l'economia. Grazie. Italiane e cari italiani, quello che stiamo vivendo è un momento difficile, un momento fatto di sforzi, sacrifici, restrizioni, ma sono tuttavia necessarie per affrontare questo problema e sradicare una volta per tutte la radice. Lasciate che con codesto messaggio possa io rivolgermi e ringraziare pubblicamente tutte le figure che sono impegnate in prima linea, gli ospedali, gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri che stanno portando avanti questa lotta strenuamente contro il coronavirus. Vi chiedo di rispettare le regole, solo così ne usciremo al più presto. Fratelli e sorelle, questo è un momento molto delicato para todo el mundo cattolico e musulmano e tutti quanti. In un momento del genere, credo che dobbiamo unirci tutti nella preghiera del nostro Signore. Ci deve aiutare a trovare la forza anche quando questa l'abbiamo perdida, perché nella fede troveremo la soluzione e vinceremo questa maledetta battaglia. Amen. Sì, italiani e italiane, bene, mi sento di dire una cosa molto importante. Siamo uniti, dobbiamo essere uniti perché questa situazione la risolveremo solamente così. Noi, io, Matteo Renzi, Italia Viva, sarà sempre a vostro fianco per risolvere questa situazione. Però c'è da dire che da Pasqua in poi bisogna riattivare l'economia per non perdere posti di lavoro. Jobs. E talmente mi tocca questa cosa, la dico in inglese. My guys, Frenzies. The economy needs reopened. Ma io dico, con un'emergenza pandemica mondiale, ci sono persone che usano Twitter, le twittate, i messaggi, i post, le storie. Ma diamoci da fare che è una situazione gravissima. Uno può perdere tempo appresso a queste castronerie. E a proposito di castronerie, ho saputo che è un momento in cui molti si stanno laureando. E si parla di feste di laurea. Ma dico, le feste di laurea fatele tra 2, 3, 4 mesi. In lockdown volete fare le feste di laurea. Ebbene, non sto scherzando, vi mando i carabinieri. Ve li mando coi carri armati. State a casa. Le feste di laurea le faremo dopo. Allo stesso modo dei tweet. Normale che è una sensazione, una situazione che non piace a nessuno, però a me non mi sembra che il governo stia facendo granché. Non è che con 5 milioni diviso per tutte le persone che ci sono in Italia può risolvere il problema, ma cosa stiamo parlando? E fare le dirette Facebook, ma le dirette Facebook le fai quando sei in campagna elettorale. Adesso non sei in campagna elettorale, fai delle cose serie. Noi di Libero stiamo lavorando come dei matti, per cercare di darvi tutte le informazioni aggiornate, perché più di così cosa dobbiamo fare? Se mi parlate addosso, poi allora vado via. My fellow Americans, the COVID-19 is a real threat to our economy, to our jobs, to our strength, but we're doing everything that has to be done, and let me tell you, we'll be greater than ever.
The United States of America will result to be the richest, most powerful country in the world. We'll deal with this first, and then we'll make America great again. Warning everyone, you're probably aware of the fact that I've been infected myself by the coronavirus, but I want to tell you that we're working really hard to make sure we help out all the people working on the front line. And our goal is simple, we want to make sure that the infected one are less and less, and above all, we want the UK to be out of this really, really soon. Chers compatriotes, vous l'avez sûrement compris. Nous sommes en guerre. Mais la France est là, et là pour chacun de vous. Pour tout le personnel soignant, pour tous les hôpitaux, pour tous les médecins. Et nous avons d'ailleurs déjà commencé à prendre des mesures économiques. Je suis sûr, mes chers compatriotes, qu'avec les ports et le support de tout le monde, et avec notre responsabilité, nous gagnerons, comme nous avons déjà gagné avant, des batailles historiques pour la France. Liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen, das Covid-19-Problem ist ernst. Ich bitte Ihnen, respektieren die Regeln, nicht nur für Deutschland, sondern für alle Europa. Wir müssen dieses Problem lösen und zusammen wir werden es schaffen. Buongiorno al pubblico femminile e al pubblico maschile, anzi a quello femminile e poi a quello femminile. Stiamo vincendo una vincenza globale che si chiama coronavirus. È inutile che diciamo voglio andare di qua, voglio fare di là, voglio uscire con la compagna. Bisogna uscire, non bisogna uscire. Chiedo scudo, mi hanno distratto dalla regia. Quindi, per favore, restiamo bene e andiamo a casa, va bene? Chiaro? Tutto compreso? E preghiamo, preghiamo molto, mi raccomando.